Parliamo di? Pistacchi. Granita di pistacchi. Di Bronte, famoso. DOP è un prodotto DOP. Denominazione di origine protetta. Allora, la prima cosa dobbiamo preparare la granita. Granita che loro fanno con pistacchi, latte di mandorle. Zucchero. Zucchero. E sciroppo. E sciroppo. Allora, mettiamo a fare lo sciroppo. Acqua. Non deve bollire. Ecco. Adesso è solo calda. Questi tritati e li mettiamo in Europa. Ma bisogna sperlarli? Sperlati. Già sono sperlati, però bisognava farli vedere. Allora, il pistacchio, mi dai uno straccio? Dammi uno straccio. Allora, il pistacchio va gettato in acqua appena che alza il bollore. Noi si mettono proprio in un panno così, si mettono qui dentro e si sfregano così, avendo tutte queste cose, si puliscono uno per uno. Questo per la pulitura del pistacchio, che noi l'abbiamo già puliti, perché i passaggi sono stati anche tostati, vedo. Un po', leggermente. Leggermente tostati. Allora, mettiamo nel robot da cucina. Vai, prendilo. Poi la granita che cos'è? Non è altro che acqua e zucchero messa nel congelatore di casa e ogni tanto viene, diciamo, sono tutte scaglie di ghiaccio, infatti non si sa se si mangia il pistacchio, ecco, no. vedi l'ha tritato, bravo. I pezzettini devono rimanere. Senti che profumo, che poi il pistacchio di Bronte rimane leggermente saporito, è piacevole perché veramente... Allora, lo mettiamo dentro, è chiaro che perde un po' il colore, sono un po' tostate, non è più il pistacchio quello verde intenso. Allora, una volta fatta... Zucchero. Quanto zucchero? Quanto zucchero? 150 grammi di zucchero. Ecco, facciamo scaldare, perché scaldare, già sì. Però io sullo sciroppo avrei messo anche una buccia d'arancia, una buccia di limone, perché non ce l'hai messa? Dai, su. Mettile per piacere, mettile, sì. Che poi dopo la parte gialla, prima di tutto siamo nella, dove, ecco, la parte di, sì. di limone, di latte di mandorle, latte di mandorle, questo è a gusto, il latte di mandorle, a gusto, perché, ma dopo non copre secondo te, io ti faccio, secondo me un pizzico l'aiuta il pistacchio, ecco, prende questi profumi agrumati che veramente sono fantastici in Sicilia. Allora, una volta fatto questo qui, lo mettiamo nel frigo? In congelatore. Il congelatore. E giriamo ogni ora. Andiamo lì con la frusta e rompiamo... E rompiamo il ghiaccio perché fa la patina di ghiaccio. Vai, andiamo che noi l'abbiamo già preparato. Già pronto, prendiamo. E abbiamo fatto anche un gelato di mandorle. Vai, Gennà, prepara questa granita Bronte. Addirittura con i pistacchi fanno di tutto, ci fanno la salsiccia e ci fanno le torte. Eccola qui, vai. Allora, vai, prepara il piatto. Questa è la granita. Sì, prepara il piatto dove sta il ghiaccio. Sì, stanno preparando. Stanno preparando? Sì. Che è, decoccio? Prego. È freddo. Prego. Allora, mettiamo un po' di latte di mandorle. Questo è a gusto e a piacere delle persone, noi lo prepariamo così. Abbiamo preparato pure il gelato di mandorle, eccolo qui, abbiamo, guarda, vai, questo è ghiaccio, sì. Vai. Facciamo giù, eccolo qua, vai, ghiaccio. Sorbetto di mandorle, sorbetto con latte di mandorle, adesso. Mandorle, queste sono mandorle tostate, sì. Le mettiamo sopra, però attenzione perché la mandorla, cioè... E questo qui è un gelato di mandorle, però è troppo grande, lo puoi fare? Piccolo? Sì. Scusa, perché sei così esagerato? Più piccolo, più piccolo, piccolo, metà cucchiaio. Ma veramente, sei veramente? È un gelato di latte di mandorle, proprio mantecato con la macchina di gelato che voi avrete a casa. Queste mandorle tostate, ecco, bravo. Scusa, Sì. Prima di tutto pulisci il bicchiere perché non si può presentare un bicchiere così. Io adesso vorrei fare solamente la parte gialla per dare un senso all'agrumato che in Sicilia veramente con queste arance bellissime, limoni. Poi mettiamo solo un po' di buccia d'arancia. No, buccia d'arancia perché, vedi? Ecco. Giuliano, sottile? Sì. Mettiamo un po' di rosmarino. Ci sta bene il pistacchio? Sì, perché sono leggermente salati, lo sai? Sì. Allora, attento, bravo.
ecco, guarda, rosmarino. Allora, qui. Granita di pistacchi con latte di mandorle, mandorle tostate e gelato di mandorle. Granita di pistacchi. Pelare i pistacchi e tritarli finemente. Mettere in un pentolino l'acqua, scaldarla su fiamma moderata, aggiungere buccia d'arancia e di limone, poi lo zucchero, mescolando continuamente. Quindi aggiungere i pistacchi e un po' di latte di mandorla. Riporre in frigorifero per qualche ora e rimescolare con un cucchiaio di tanto in tanto. Preparare un sorbetto di mandorle con mandorle tostate e sciroppo di zucchero. Il tocco di Visciani? In un bicchiere versare poco latte di mandorla, poi la granita di pistacchi. Coprire con un sottile dischetto di ghiaccio, versare sopra delle mandorle tritate, una quenelle di sorbetto di mandorle con una julienne finissima di scorza d'arancia e un rametto di rosmarino. Vai, pronti? Ok. Ci parti. Aiuto.